crediamo che sia importante che questo luogo rimanga e venga destinato proprio alla cittadinanza, a tutte le persone, un luogo in cui si possano fare incontri culturali, in cui si possa parlare di storia, ma anche di presente. La richiesta arriva da più fronti. La casa appartenuta a Joyce Lussu, partigiana, scrittrice e poetessa, non deve essere venduta. Le polemiche sono sorte dopo la decisione comunicata dai familiari di smerciare la dimora della donna nata a Firenze nel 1912. La scrittrice, affermo, vi abitò per vari periodi, a partire dalla metà degli anni 70 fino a poco prima della morte, avvenuta a Roma nel 1998. In due giorni sono arrivate circa 20.000 firme per tentare di salvare la casa. Noi come Centro Studi abbiamo quindi continuato a perorare la causa di questo acquisto, che per noi deve essere un acquisto pubblico. Ultimamente la famiglia perora anche la vendita a privati illuminati, ma noi riteniamo prima di tutto che questo non faccia la volontà di Joyce, perché Joyce nell'ultimo anno prima di morire confidò ad una sua amica, ad una di noi, che il suo terrore più grande era che la casa di San Tommaso diventasse un luogo di cerimonie e di banchetti, di matrimoni e di banchetti. Quindi, interpretando la sua volontà, intendiamo che la cosa ottimale da fare sarebbe rendere questa casa un museo, ma un luogo di memoria attiva, cioè un luogo di ricerca, di memoria e di studio, analogamente a quanto, io lo dico sempre, si fa per esempio a Cinisi con la casa di Peppino Impastato. A ricordare Joyce Lussu e la sua importanza storica e letteraria sono soprattutto le persone che l'hanno conosciuta, che hanno condiviso con lei momenti di vita. Accanto alla tutela della sua casa, dunque, è necessario far conoscere le sue opere, divulgare quanto lei ha lasciato. Per me esiste un prima ed un dopo Joyce. La sua personalità era entusiasmante, era una donna sempre in attività, protesa per il futuro, verso il futuro. Il passato era importante, sì, ma non era il suo, non era ciò che lei voleva lasciare. Lei voleva lasciare tutto quello che potesse e dovesse cambiare, che dovesse essere più vicino ai giovani, che lei amava moltissimo. È venuta spesso nelle mie classi, lasciando un ricordo eccezionale, il ricordo di una guerriera, non di una vecchia signora come io inizialmente l'avevo presentata. Io le ho voluto bene, è stata un'amica per me nel senso più alto e completo della parola, una grandissima, generosa e meravigliosa amica.